Il Partito Democratico Abruzzese avvia oggi una campagna di raccolta firme a sostegno della proposta di legge presentata in Consiglio regionale che mira ad aumentare fino al 7,5% del prodotto interno lordo la cifra da destinare alla sanità pubblica. Ci saranno, spiegato durante la presentazione, una grande mobilitazione dei circoli e di tutte le articolazioni del partito per far sì che si esca dalla situazione definita disastrosa in cui si trova la sanità pubblica abruzzese. È ora di investire di più in questo settore. Il quadro attuale è sconfortante e ancora ci sono tutte le ragioni per chiedere al presidente della giunta regionale Marco Marsiglio di sostenere questa proposta. Così il gruppo consigliere del PD Regione Abruzzo e Daniele Marinelli, segretario regionale del Partito Democratico. Noi abbiamo bisogno di investire più soldi sulla sanità pubblica. Sanità pubblica è stata sfasciata in questa regione da una gestione da parte del centrodestra rovinosa che produce meno prestazioni, meno servizi, liste d'attesa infinite, grandissime difficoltà per gli abruzzesi e gli abruzzesi, lo vediamo ogni giorno. E abbiamo un problema di risorse che riguarda tutto il paese. Lo stesso presidente Marsiglio spesso adduce come giustificazione delle cose che non funzionano in Abruzzo il fatto che ci sono poche risorse. E allora vogliamo sfidare anche lui su questo. Chiediamo al governo nazionale di investire più soldi per la sanità nazionale e per la sanità abruzzese. Il rapporto tra il Fondo Sanitario Nazionale e il prodotto interno lordo in questo paese è un rapporto troppo basso, i fondi per la sanità pubblica sono troppo bassi. Abbiamo bisogno di arrivare ad un livello almeno della media dei paesi OCSE, che è il 7,5%, questo significa investire più risorse. Ma sulla base della proposta che oggi viene presentata, cosa cambia in ambito di sanità pubblica per gli abruzzesi? Arrivare da un investimento di 2.100 euro pro capite ogni anno a un investimento di 2.600 euro pro capite, e questo significa chiaramente più fondi per più personale, per più servizi, per meno liste d'attesa. Presentiamo questa legge di iniziativa popolare e presentiamo una grande raccolta firme, quindi apriremo nei prossimi giorni i nostri banchetti, saremo nelle piazze per rafforzare con le firme delle abruzzesi e gli abruzzesi questa proposta che dice una cosa molto semplice: più soldi per una sanità pubblica che purtroppo in questi anni ha perduto terreno e che in questi anni e in questi mesi, registriamo ogni giorno, è in una condizione rovinosa in questa regione ma anche nel resto del paese.